Hello, buongiorno a tutti, come va? Guardatemi come sono in high quality oggi. Benvenuti in questo nuovo video pazzo in cui, come leggete dal titolo, andremo ancora a provare dei trucchi. Io sono super contenta, super carica, non vedo l'ora di iniziare. Oggi andremo a provare dei trucchi di Kiko che sono andata a comprare e vorrei testare, vorrei fare un bel make-up. Sapete che mi piace sperimentare un po' con i colori, quindi oggi volevo creare un bel make-up look un po' pazzo, come al mio solito. E niente, volevo portare con me. Iniziamo subito, non perdiamo tempo e andiamo col primo prodotto che ho comprato. È lo Skin Trainer CC Blur Perfect Skin Optical Corrector. È questo primer qui, dovrebbe lisciare tutta la pelle, fare effetto porcellana, andando a diminuire i pori. Questo è il colore del prodotto, ma in teoria non dovrebbe colorare la pelle. Lo vado a mettere nei punti in cui so che sono un po' più piena di pori. Speriamo mi aiuti anche con i miei brufoli, che non accennano ad andare via. Situazione terribile, non so perché. Direi che fa un effetto molto bello, molto liscia diventa la pelle. Io ovviamente non sarò mai liscia perfetta perché ho la pelle secca e quindi sono sempre un po' squamata, ma lo sapete bene, lo sappiamo bene. Facciamocene una ragione, però sembra davvero di non avere nulla sulla pelle. Sono molto soddisfatta. Eccoci qua, post fondotinta. Ho usato quello di NYX che vi avevo già fatto vedere nel video precedente. Se ve lo siete persi, potete trovare il video nell'info box. Comunque, si è steso benissimo e direi che la base di primer ha aiutato parecchio. Bando alle ciance, come sempre. Passiamo al prossimo prodottino, che è questo correttore Charming Escape Luminous Cushion Concealer. Ho preso il numero 1 ed è praticamente questo che si dovrebbe aprire così, far uscire il prodotto. Adesso io non voglio esagerare. E poi dovrebbe uscire così. Non esce? No, non vorrei che uscisse tutto in una volta. Questo era il mio timore. Vado un po' anche sui brufolini. Penso di averne messo abbastanza, io però non tradisco il mio pennellino da correttore e quindi lo vado ad applicare con questo, cioè o meglio lo vado a stendere. Vediamo come si comporta. Fa un po' di righette, ma vediamo picchiettando un po', non estremamente coprente, nel senso a me piace coprente, ma che non sia un correttore che si asciuga in 2 secondi, estremamente pesante, estremamente cakey, come lo sono molti. Sicuramente illuminante, questi brufoli non si coprono neanche col calcestruzzo, porca miseria. Non è molto coprente, cioè io le mie occhiaie le vedo benissimo, non so voi. Però, insomma, ci accontentiamo, non è sicuramente male, ne ho visti di migliori, però io sinceramente da Kiko non ho mai trovato correttori particolarmente magnifici. Era un po' che non ne compravo, quindi ho detto why not? Proviamo, vediamo se negli ultimi anni si sono rivoluzionati per quanto riguarda i correttori. Bene, non è così, appurato. Comunque può andare bene, magari anche per l'estate, per avere un tocco un po' più leggero sulla pelle. La formula non mi dispiace, ecco, non è il mio correttore. Base fatta, ho semplicemente fatto sopracciglia, messo un po' di bronzer, contouring, blush. Ho anche spruzzato un po' di spray fissante. Non ho ancora messo l'illuminante perché sarà l'ultimo step, un illuminante pazzissimo che ho visto e mi sono accaparrata. Andiamo a fare gli occhietti. E cosa andremo a fare negli occhietti? Vorrei fare un trucco che stia tra il giallo e blu, due colori di contrasto, mi piace tanto. Andremo a fare una palpebra gialla con un bel eyeliner blu. Che bello, non vedo l'ora. Io andrei prima a delineare un po' la mia riga qua, facendo una riga di eyeliner con la matita, per andare un po' a sfumare, insomma, con la matita morbida e marrone, e faccio una sorta di riga d'eyeliner, ma molto, molto improvvisata. Adesso vado con un bel pennellino a punta sottile a sfumare.
verso l'alto. E ovviamente dovrà risultare abbastanza chiaro qua, perché andremo poi a metterci la nostra riga d'eyeliner blu. Questo è un po' la sfumatura che dovrebbe saltare fuori, ma non abbiamo mica finito, cosa pensate? Adesso con un pennellino più piccolo andiamo a prendere un ombretto un po' marrone, io uso questo, e vado a picchiettarlo proprio attaccata dove abbiamo tracciato la linea per dare un po' di tridimensionalità. Poi dopo vado con uno un po' più chiaro per sfumare. Vado con quello un po' più chiaro, questa bella cialdina qua, con un pennello da sfumatura, poco e niente, stiamo usando pochissimi prodotti solo per dare un po' di tridimensionalità all'occhio, niente di che. Io direi che ci siamo quasi, non voglio esagerare. Molto bene. Adesso passiamo alla parte speciale che mi piace tantissimo. Andremo a usare un bel ombretto giallo, sempre di Kiko, della linea Smart. È un po' un colore ocra, diciamo. Cosa andiamo a fare? Andiamo a metterlo su tutta la palpebra. Prima con questo pennellino un po' piatto e poi lo vado a sfumare. Il giallo è proprio un colore meraviglioso. Lo vado un po' a unire alla sfumatura che abbiamo fatto in precedenza. Carico bene la palpebra perché comunque è un giallo ocra, non è un giallo estremamente acceso. Poi prendo un pennellino da sfumatura, lo intingo ancora un po', dai, non esageriamo, ma esageriamo, e vado a sfumare un po'. Lo vorrei un po' più carico però nella palpebra, io mi piace, però lo vorrei un po' più pigmentato, un po' più acceso. Cosa dite? Io continuo a abbondare così, se abbondiamo. Abbondante. Beh, direi che ci siamo. E ora riprendiamo un momentino prima del grand finale l'ombretto scuro marrone con un pennellino piccolo, sempre pochissimo prodotto prendiamo, e andiamo nella pieghetta, la sporchiamo un pochino per dare un attimo di profondità allo sguardo. Sfumo un po'. Questo è la palpebra. Ora, opinioni su questo ombretto. Come dicevo, me l'aspettavo un po' più acceso, però comunque è molto gentile, non troppo invadente. Voi sapete che a me le cose invadenti piacciono, quindi così. Però, tutto sommato, vi dico, niente male, mi piace. Poi con l'occhio azzurro, secondo me, risalta parecchio, quindi super approved. Ma cosa ho in mano? Zan zan zan! Un bel eyeliner blu elettrico, come potete vedere. È lo 06 del Super Color Waterproof Eyeliner. Dove lo voglio andare a mettere questo eyeliner? Qua, nella codina interna, ma anche nella codina esterna. Una codina esterna molto molto sottile. Andiamo a vedere un po'. Il colore su il marroncino, come potete vedere, si perde leggermente. Bisogna andarci, secondo me, con una seconda passata per renderlo proprio bello aggressive, come poi lo voglio io. Come vedete, una linea ma proprio super sottile, super poco invadente. Mi sono resa conto che purtroppo, anche se fai 200 passate come ho fatto io, il colore appena messo è super brillante, super elettrico. Appena si asciuga, un po' inizia a tirare e poi si ossida, cioè diventa più scuro. Quindi sì, rimane blu, rimane bello, non sto dicendo che è brutto, però si ossida, magari perché è su degli ombretti. Andiamo a vedere come si comporta nella codina interna e vediamo se anche lì si ossida oppure no. Finger crossed. Che bello l'effetto blu e giallo comunque. Lo scovolino di questo eyeliner lo stende da Dio, cioè le codine si fanno benissimo, cioè è molto facile. È in feltro, direi, ha la puntina che è super mobile, quindi si riesce a usare molto bene. Quindi per questo io lo straconsiglio. Bello dramatic. Comunque si è ossidato un po' meno. Mi piace molto. Mi piace molto. Voi cosa ne dite? Vi piace questo blu vibrante? Vado a mettere un po' di mascara e torniamo per gli ultimi due prodottini. Makeup occhi terminato. Io sono molto soddisfatta, mi piace molto. Effettivamente l'effetto che avevo dato con la matita marrone si è un po' disperso con l'eyeliner, però tutto sommato non mi dispiace, mi piace molto, mi piace l'effetto, mi piace l'abbinamento di colori, quindi super top, prodotti super approvati. Passiamo al prossimo prodotto di cui vado troppo fiera. Appena sono entrata da Kiko proprio l'ho puntato e ho detto bene, questo è il primo prodotto che compro. Sto parlando di questo illuminante Glitter Baked Face Highlighter. È quindi un illuminante cotto, questa è la shade, in realtà c'è solo questa, però scusate quanto è bello, è super brillante. Lo vado a mettere con il mio pennellino fidato da highlighter, abbondiamo come sempre.
Allora, è più sottile di quello che pensavo, ma abbondiamo. Devo dire che è super top, no? Com'è? È super sottile, ma comunque fa il suo effetto. Ne metto un po' anche sul ponte del naso, sulla puntina qua, e vado anche sotto all'arcata sopraccigliare. Mi piace moltissimo, illumina un sacco, cosa di cui ho bisogno. Approvato, ovviamente mi aspettavo una perla super accecante, però niente male. Che cosa manca? Mancano solo le labbra. E ho preso un prodotto che è proprio assurdo, bellissimo, a Holiday Fable Enchanting Lipstick. Questa è della collezione natalizia, ma cioè appena l'ho visto ho detto mio assolutamente. Adesso ve lo faccio vedere. Scusatemela. Cioè, quanto è brillante. Il colore non è dei migliori per il trucco che ho fatto oggi, effettivamente. Però l'ho visto e lo volevo provare. Che ce devo fare? Le mie labbra, come la mia faccia, secche, bresche. Vediamo un po'. L'effetto è questo. Il colore mi piace molto, però, visti tutti i brillantini sul rossetto, mi aspettavo che fosse un po' più brillantoso, cioè che ci fosse proprio la perla di brillantino dentro. In realtà, sicuramente luminoso, un po' da madre, ecco, dobbiamo dirlo. Però, sapete che mi piace? Un po' così metallico. Che ne dite? Tutto sommato, il look non mi dispiace per niente. Look da venerdì sera, che ne dite? Per me ci sta. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. E visto che siamo giunti alla fine di questo video, come sempre, come da prassi, vi invito a iscrivervi al mio canale se vi fa piacere. A me farebbe super piacere. E niente, finisce qui il video make-up. Fatemi sapere se vi è piaciuto con un like e ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio e ciao!